Allora, l'effetto che fa essere qua oggi è un po' strano perché fino a 6-7 mesi fa eravamo di sopra a guardare le macchine che passavano, invece adesso ce le hai vicine e le fai girare. Ho fatto il corso Race Car Engineer tra il 2022 e il 2023, avendo un po' di esperienza automotive. Ci sono state un po' di chicche che non sapevo. Ammetto che io motorsport prima ero un po' scarsino perché ero più appassionato di autostradali. Però sì, comunque è più un corso pratico che super teorico come quello universitario. Dopo il corso, prima di tutto sto seguendo Wave al simulatore di guida per iRacing e successivamente sono stato chiamato in IAS Motorsport come ingegnere di pista junior e progettista delle parti meccaniche. Mi hanno chiamato in realtà per fare ingegnere di pista a livello senior, però non me la sono sentita giustamente e ho avuto anche fortuna perché a loro mancava una persona. E dopo due o tre colloqui, alla fine mi hanno preso per farmi crescere. Da qui a 5 anni vorrei diventare ingegnere di pista a tutti gli effetti, magari per il campionato mondiale di CR o GT3.